benvenuti. Oggi è martedì 8 agosto 2023. Il sole sorge alle 6.09 e tramonta alle 20.02. La luna sorge alle 17.14 e cala all'1.36. Oggi si celebra San Domenico di Guzman. Il nome Domenico ha origine latina e significa consacrato al Signore. Il suo numero fortunato è l'8, il colore il verde, la pietra lo smeraldo e il metallo il mercurio. Oggi vi parleremo di un ingrediente che non è amato da tutti, ma che insieme alla cipolla è l'indiscutibile protagonista della cucina italiana. Stiamo parlando dell'aglio, ma non di uno qualsiasi, bensì dell'aglio rosso di Nubia, l'ingrediente segreto della cucina trapanese. La sua produzione avviene in gran parte nella riserva naturale Salina di Trapani e a Paceco e si raccoglie tra maggio e giugno. Il suo colore rosso è dato da un alto livello di allicina, la sostanza che dà al prodotto il suo caratteristico aroma. A Trapani si usa per condire il couscous e per le busiate al pesto trapanese. Sono 86 le candeline per l'attore americano Dustin Hoffman. Nel 1967 viene notato dal regista Mike Nichols, che lo scrittura per Il Laureato. La sua straordinaria interpretazione lo proietta alla notte degli Oscar, dove ottiene una nomination come miglior attore. Comincia così una carriera costellata di successi, che lo vede negli anni 70 protagonista di pellicole d'autore, da Alfredo Alfredo di Pietro Germi a Il Maratoneta, fino al capolavoro di Kramer contro Kramer, col quale vince l'Oscar come miglior attore. La seconda statuetta arriva negli anni 80 con Rain Man. Festeggia 62 anni The Age, pseudonimo di David Howell Evans, chitarrista degli U2. Nel 1976 un volantino nella bacheca di una scuola irlandese fa incrociare la sua strada con quella di Bono Vox, Adam Clayton e Larry Mullen. Nasce così la famosa band. Il suo soprannome, in italiano lo spigolo o il limite, riguarda il suo profilo spigoloso e la sua propensione a sfruttare lo strumento al massimo, cercando ogni volta nuove sonorità. Infine, oggi compie 42 anni il tennista svizzero Roger Federer, considerato da molti il più grande di tutti i tempi. Conta nel suo palmarè 8 vittorie a Wimbledon, una al Roland Garros e 5 agli Open degli Stati Uniti, poi 6 agli Australian Open. Proprio in Australia raggiunge nel 2015 il traguardo delle 1000 vittorie in carriera. Meno di 2 settimane dopo l'affondamento dell'Andrea Doria, il nostro paese è colpito da un'altra terribile tragedia. Nella miniera di Marcinelle, in Belgio, l'8 agosto del 1956 si verifica un incendio devastante. A una profondità di 975 metri l'inferno si scatena e 262 operai perdono la vita, di cui 136 sono proprio italiani. Questi lavoratori migranti erano giunti a Marcinelle grazie a un accordo italo-belga che prevedeva l'importazione di carbone estratto in cambio della loro manodopera. Beh, non è più un segreto, i cani non vedono solo in bianco e nero, come ci hanno sempre raccontato. Infatti i nostri amici a quattro zampe riescono a percepire i colori. Ma ecco la differenza, l'uomo ha una retina sviluppata e può cogliere molte più sfumature cromatiche rispetto ai nostri amici pelosi. Certo, non pensate che noi umani siamo poi così bravi. Conosco uomini che non saprebbero distinguere un verde smeraldo da un azzurro Tiffany. Giorno fortunato o sfortunato? Beh, vediamo cosa ci dicono gli astri con Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi la luna espande tutti i desideri baciando Giove e diventando veramente molto ambiziosa. Ariete. Ambizioni sì, ambizioni affettive e di comodità per voi, anche con il coraggio di non tenere conto di alcuni imprevisti che potrebbero accadere. Eppure oggi la vostra risoluta capacità organizzativa sarà fondamentale in famiglia. Ottima fortuna nell'investimento immobiliare o patrimoniale. Toro. La luna oggi è nei vostri gradi ed espande tutto, congiungendosi a Giove, un tripudio di emozioni e di forte voglia di amare e di essere passionali. Vi riuscirà? Lo scoprirete in serata. Gemelli, giornata oggi veramente ricchissima di pensieri, anche se è un periodo in cui preferite più ascoltare che non rendervi brillanti come al solito comunicativamente, la giornata oggi sarà veramente molto interessante perché vi sentirete ammantati d'affetto. Cancro,
cancro, più che mai ambiziosi e quasi irrefrenabili, al punto che alcuno vi potrebbe considerare un po' insopportabili. Ridimensionate un po' la gittata e cercate di investire un po' meno le persone con la vostra emozione. Leone, la giornata oggi rafforza un po' quel nervosismo latente che era stato preannunciato dagli astri proprio perché la Luna, congiunta a Giove, espande un po' le emozioni in una maniera poco felice per voi. Cercate un po' di rivedere proprio il fulcro della natura affettiva e capire perché le cose negli affetti possono a volte andare in crisi. Vergine, la giornata di oggi è una giornata particolarmente interessante per quello che riguarda l'azione pratica in generale. Piacevoli imprevisti, le stelle suggeriscono pure che piacete a una persona che si farà avanti magari in maniera goffa e convulsa, ma starà a voi metterla a proprio agio. Bilancia, giornata particolarmente interessante oggi visto che arrivano notizie da più direzioni. È come se il calderone a cui avete lavorato tutto l'anno stesse producendo i propri frutti e adesso cominciano ad arrivare le avvisaglie e le notizie di lavoro ben fatto. In amore piacete tantissimo, sfruttate l'occasione, non fate i vaghi. Scorpione, giornata oggi un po' più emozionalmente tesa, proprio perché la Luna tende a essere più espansa da Giove e gli imprevisti di Urano forse non vi faranno calcolare bene i rischi che correte nell'essere un po' troppo precipitosi e/o ambiziosi. Sagittario, giornata interessante, visto che la Luna stringe strettamente il vostro pianeta Giove, ed ecco che la voglia di sognare, viaggiare e fuggire sarà molto interessante. Oggi sarete particolarmente interessati a qualcosa di detto da qualcuno che vi ha incuriosito. Pettegolezzi, forse? Capricorno, giornata interessantissima oggi con una luna così fortemente ambiziosa da farvi desiderare di comprare qualcosa, di fare un affare, anche in vacanza. Beh, ecco, spegnete un po' le vostre ambizioni pratiche e concentratevi sugli affetti. Oggi è una giornata ideale per ammantarsi d'amore e d'affetto. Acquario, giornata un po' più tesa di quella di ieri, visto che la luna oggi si potenzia e il vostro nervosismo potrebbe essere alle stelle. E beh, il vostro è il segno delle stelle, ma in genere quando siete nervosi vi chiudete in voi stessi. Oggi qualcuno potrebbe darvi degli inafferrabili o degli impenetrabili. Non badate molto ai commenti altrui, cercate invece piuttosto di chiudervi in una buona lettura di un libro. Pesci, giornata interessantissima visto che la Luna oggi vi regala anche di più di ieri e che stimola il vostro Saturno a fare sempre più e meglio. Ottime notizie al lavoro, ma anche la ricerca spirituale e una buona meditazione saranno le vostre ambizioni. Sentite un'inquietudine che cercherete di sedare con una buona cura di voi stessi a livello interiore. Sei un videomaker? Hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Antenna Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di documentari e video. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. Non lasciarti scappare questa incredibile opportunità! Tutto ebbe inizio con una sfida lanciata nel 1760 dal naturalista svizzero Orans de Saussure. Offrì 3 guinee come ricompense per chi fosse riuscito a conquistare la vetta del Monte Bianco. Dopo vari tentativi, finalmente nel 1786, Jacques Belmat, un cercatore di cristalli, e il medico Michel Gabriel Paccard, entrambi originari di Chamonix, riuscirono nell'impresa. La vetta venne raggiunta l'8 agosto alle 18:23, dopo 14 ore di scalata. Durante una campagna elettorale, Barack Obama ha usato questa espressione per descrivere una situazione che non può essere migliorata. Ha affermato: "Like putting lipstick on a pig", che significa letteralmente mettere il rossetto su un maiale. Diciamo, è come spruzzare profumo su un cumulo di rifiuti. Il cattivo odore rimarrà comunque. Con questa potente immagine, Obama ha voluto sottolineare l'importanza di affrontare i problemi di fronte a noi, anziché cercare di mascherarli con soluzioni superficiali. Avete perso l'ultima puntata? Vabbè, vi perdono. Su Sicilia Play, il nostro canale YouTube dedicato, potrete rivedere ogni episodio.
Il mondo immaginario di Sarah Teasdale si anima quando da bambina è costretta all'isolamento a causa di un fisico fragile. Protetta dalla famiglia, Sarah potrà uscire di casa e entrare in contatto con l'esterno a 10 anni e solo a 14 può iniziare a frequentare la scuola, senza riuscire però a ottenere un diploma. Scrive poesie e inizia a pubblicarle. Nel 1918 sarà la prima donna a vincere il premio Pulitzer per la poesia, con la sua raccolta Love Songs. Sarah si sposa e si trasferisce a New York, dove vive inquieta un matrimonio, fonte soprattutto di solitudine a causa delle lunghe assenze del marito, dal quale chiede il divorzio. A 48 anni, disillusa, si toglie la vita con un'overdose di barbiturici. Ci salutiamo con la frase del giorno. Le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti, prima che di interessi. Siamo qui pronti a tenervi compagnia anche domani con l'imperdibile Almanacco. Buona giornata!